Invasione questa mattina del Senato da parte dei membri della Lega per impedire la nuova discussione per l'abolizione del reato di clandestinità. Un suo commento. Beh, intanto chi è senatore della Repubblica dovrebbe rispettare le regole istituzionali e il regolamento del Senato. Occupare l'ufficio del Presidente del Senato trovo che sia una cosa gravissima, gravissima nel rispetto istituzionale. Noi mai e poi mai ci permetteremmo di andare a occupare l'ufficio di Zaia in Regione Veneto, nonostante le contestazioni che quotidianamente facciamo, per esempio in questi giorni sul piano casa. Addirittura occupare l'ufficio per impedire al Senato di poter legiferare è una cosa assolutamente incredibile. Probabilmente hanno un po' i nervi scoperti, visto che anche il Movimento 5 Stelle ha stragrande maggioranza contro la ipotesi di Grillo e Casaleggio, ha detto che è disponibile a cancellare il reato di clandestinità. Quindi è una scelta molto precisa, che risponde ai temi di questi anni. È da ormai 10 anni che c'è la legge Bossi-Fini. La Lega dice che le cose non funzionano sull'immigrazione. Allora, loro stessi hanno criticato la legge che hanno fatto. Se la legge sul reato di clandestinità avesse risolto i problemi in Italia, a questo punto i problemi non ci sarebbero più. È la dimostrazione di come fanno solo e semplice pura propaganda.